Piscina di Mugio, il destino dell'impianto si deciderà a marzo. Entro la fine del prossimo mese, infatti, attesa la valutazione finanziaria sul progetto presentato dai privati per rimettere a nuovo la piscina. Non soltanto perché marzo è anche il termine ultimo indicato da Nessi e Maiocchi per ricevere risposte dall'amministrazione. Ora la società esterna che dovrà valutare se il piano economico sia conveniente per Palazzo Cernezzi ha un mese di tempo per presentare lo studio al comune. Si tratta dell'ultimo tassello atteso dalla Giunta Comasca per decidere sul futuro della piscina. Da una parte la perizia che mette nero su bianco le criticità riscontrate nella struttura, il tetto in primis, poi gli impianti elettrici e idraulici, la messa a norma in termini di sicurezza e strutture e la relativa spesa, circa 1 milione di euro. Dall'altra invece il progetto della società Nessi e Maiocchi con una proposta di partenariato pubblico-privato per rifare ex novo la piscina olimpionica, oltre alla manutenzione per 20 anni. I tempi in entrambi i casi non saranno brevi e proprio per questo le associazioni sportive che ruotano attorno alla piscina sollecitano l'esecutivo cittadino a prendere una decisione il prima possibile. E intanto, proprio come è stato gestito l'affare Piscina di Mugio, ha aperto la crisi politica, frattura in maggioranza e opposizione all'attacco. Ora è la volta di Civitas che in un comunicato stampa scrive: si tratta dell'ennesimo caso di mala gestione amministrativa, il rituale dello scaricabarile come sempre è stato rispettato.